Buongiorno, Sandra mi chiede se è normale aver fatto due procedure di fecondazione assistite senza nessun risultato positivo. Le probabilità di successo delle metodiche di fecondazione assistita dovrebbero essere riferite a un ciclo di trattamento, quindi non al singolo tentativo. Quindi dovrebbe essere rivalutati dopo almeno 3-4 tentativi di fecondazione assistita negativi. Bisogna sempre ricordare che le procedure di PMA non fanno altro che bypassare l'ostacolo alla gravidanza, dando alla coppia la percentuale naturale di gravidanza, quindi la percentuale naturale della coppia, percentuale che varia a seconda principalmente dell'età della paziente femminile.